Avevamo l'esigenza di suonare appena finita la pandemia in qualche locale. Il problema è che a un certo punto non c'erano posti e quindi abbiamo detto, vabbè, facciamola sulla mia terrazza. La mia terrazza condominiale si prestava perfettamente a questo ballo e l'abbiamo chiamata la terrazza danzante. Un mese dopo sono venute 60 persone, l'altro mese 70 e da un anno andiamo avanti con queste feste sulle terrazze condominiali. La cosa divertente di queste terrazze è che la gente porta da mangiare, da bere, noi, io e Ricky, ci mettiamo la musica e quindi fondamentalmente è un modo nuovo, forse antichissimo, non lo sappiamo, ma comunque di socializzare e nel frattempo di ballare tutti insieme. È uno spazio importante che fa parte della possibilità di tutti, si può usare e può avere anche un grande valore di approccio anche alla realtà esterna della città, si vedono le persone da un'altra prospettiva, ma si sta comunque in un ambito raccolto seppur aperto. Abbiamo conosciuto le terrazze come tutti gli altri, per un passaparola, per degli amici, eccetera. Da un anno fa ormai, in quella timida situazione, siamo arrivati a quasi un delirio. La mia prima serata alle terrazze danzanti, sono molto felice. È super bella, super allegra, presa bene, mi piace. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera. Silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero. Alla prima serata che abbiamo fatto su questa terrazza è venuta una famiglia di nostri condomini con i loro tre figli, la più piccola non aveva neanche un anno. E l'obiettivo è questo, l'obiettivo è chiaro, oggi noi siamo in prevalenza persone che hanno tra i 40 e i 55 anni, però vogliamo uscire da queste categorie, vogliamo stare insieme. Vengono amici che si ritrovano per caso nella stessa serata e quindi l'obiettivo è proprio di stare insieme tutti, di divertirsi senza dover mostrare nulla.